Ciao a tutti, oggi prepareremo il risotto con zucchina lunga e pomodorini. Il tempo di preparazione è di 30 minuti. Gli ingredienti sono zucchina lunga dadini, pomodorini dadini, riso carnaroli, parmigiano, cipolla, un cucchiaino di dado bimbi, foglioline di basilico, olio extravergine d'oliva, acqua, sale e pepe. Andiamo via alla ricetta. Mettere nel boccale il parmigiano. E tritare per 10 secondi. A velocità 10. Adesso mettiamo da parte. Adesso mettiamo nel boccale l'olio e la cipolla e facciamo tritare per 10 secondi a velocità 8. Riuniamo sul fondo con la spatola. E facciamo cuocere per 3 minuti. A 120 gradi. A velocità 3. Uniamo l'acqua e la zucca e facciamo cuocere. 10 minuti a 100 gradi antiorario, velocità 1. Adesso aggiungere i pomodorini. E cucinare per 5 minuti. A 100 gradi. Antiorario. Velocità 1. Adesso aggiungiamo l'acqua il basilico il riso il dado sale e il pepe.
mescoliamo con la spatola. E facciamo cucinare per 15 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità 1. Adesso uniamo il parmigiano. E mescoliamo con la spatola. Il nostro riso è pronto, andiamolo a impiattare. Risotto con zucchina lunga e pomodorini. Grazie e alla prossima ricetta!